Se il caldo vi opprime, non abbiate paura, alzatevi presto e andate a pedalare. Che poi alle 9 devo essere dal Cesarino per medicare l'occhio, quindi devo andare. Ah, dimenticavo, fuori è buio, quindi bisognerà assolutamente mettere un giacchettino per evitare che mi portino direttamente alla fine del giro. Sicurezza prima di tutto sempre, ricordatelo. Se c'è caldo durante la giornata va combattuto in qualche maniera. Come? Alzandosi presto. Ma buongiorno bagai, sono Roberto Il Maggio, vi do il benvenuto in questo video. Ore 4:40, primo colpo di pedale, in programma il giro del lago esterno del lago di Como. Innanzitutto un po' di fresco e sono già felicissimo. La sveglia delle 4 non è niente di particolare, lo faccio già tutti i giorni per andare a lavorare, quindi oggi a maggior ragione, con più piacere, mi trovo a pedalare, a fare quello che mi piace. Dai, su! Ovviamente strade libere, poco traffico, finalmente si respira un po' di aria pulita. Intanto ho messo la fascia e non il sensore per le pulsazioni. Volevo darmi un po' di limite. Andremo a sensazioni come una volta. No problem. Oh no, il gatto nero mi ha attraversato la strada. No, sono cose che non sopporto quelle. 5:35, raggiunta Como. Alle prime luci dell'alba. Ne ho viste di albe in vita mia, ma quelle in bicicletta sono sempre le migliori. Attraversare Como praticamente senza auto è record del mondo. Vedo che Como non offre una grandissima alba. E beh, ci sta. Nel frattempo, prima ora è andata, 32 km, siamo partiti un po' troppo forte. Tanto siamo arrivati sulla dorsale occidentale dell'Ario, quella dove il jet set hollywoodiano talvolta trova rifugio per le proprie vacanze. Nel frattempo si è alzata la luce, ma continuo ancora per un po' a tenere accese le mie luci che danno un po' più di visibilità. E iniziano le colonne sul lago! C'è un'alba là dietro le nuvole che fatica a palesarsi. Dai, su, veloce! Qui davanti a noi la punta di Bellagio. Basterebbe un traghettino. Sono di là in un quarto d'ora e sono a 18 km da casa. Attorno al lago non mancano le piste ciclabili ricavate sulla vecchia strada, che ovviamente vanno sfruttate per liberare la strada principale e per avere più sicurezza. Nel frattempo ho incontrato i primi ciclisti sulla strada. Olla! Ovviamente nemmeno uno che andava nel mio senso, è chiaro. Dopo 2 ore di pedalata, la prima sosta, abbiamo fatto già 64 km e adesso spoglio questo giubbettino, ho fatto qualche stiramento alla schiena che non è in grande condizione e poi passiamo in su per il lago, via. Tra le altre cose ho dimenticato anche il mio sacchettino con dentro i denari e anche i guanti e anche l'immaginetta della Madonna e anche tutto quanto. E niente sosta al bar con caffè e briochina. Qui sulla dorsale comasca dell'Ario quasi tutte le gallerie hanno la possibilità di essere bypassate da una pista ciclopedonale. È buona cosa. E intanto qui sul lago si è alzata dell'aria.
che dovrebbe essere il divano, ma qui mi metto nei casini. Scusa Faustino, cos'è il divano? Ore 7 spinge in direzione Lecco. Altra sosta per cogliere la bellezza dei primi raggi di sole che si specchiano nel lago. Meraviglia! Il ponte del passo che vedete qui alle mie spalle segna il limite più a nord del lago di Como. Adesso attraversandolo andiamo sulla dorsale orientale dell'Ario, quella cioè Lecchese. Qui tra l'altro c'è una bella water station che vi consiglio per riempire le vostre borracce. Liscia fredda, liscia temperatura ambiente, gassata fredda. Che volete di più? Che volete di più? Vedete qua dietro di me anche un bel cestino, ma come al solito i somari si trovano ovunque e anche qui cartacce ovunque. E non buttate per terra la carta, che è una cosa che non sopporto, santo cielo. Riprende il traffico locale normale. Macchine che vanno, macchine che vengono. È giorno, si è alzato il sole, scoccano le 3 ore, siamo a 95 km. Avanti. Bello il sole, ma ne facevamo anche a meno, facevamo anche a meno. No, il vento soffia contro anche sulla dorsale orientale, ma perché? Faustino, lasciami in descrizione il perché soffia ancora contro, se soffiava contro anche di là. Che mazzata morale. 115 km, sfioriamo le 4 ore. Ah, son cotto. Mi ci vorrebbe un bel passistone che mi si mette qua davanti e fa una bella andatura fino a casa. Il lago ha ripreso i suoi colori, ma questa giornata piuttosto umida non li fa brillare. Guardate che meraviglia questi oleandri che ci sono qui alle mie spalle. Non rododendrine, oleandri. E così dopo 137 km abbiamo fatto ritorno al paesello. Se avete voglia di allenarvi non cercate scuse, tempo lo si trova anche quando si hanno degli impegni. Nel frattempo puntuale, ore 9:30, assistenza domiciliare al Cesarino. Spettacolo, fate anche quello. Insomma, il messaggio che vi voglio dare è: non arrendetevi mai, non arrendetevi mai, provate sempre i vostri momenti per fare dello sport che tiene alte le vostre endorfine. Ho soprattutto negli occhi, ma porco cane. Il video finisce qui, un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, che cosa buona e giusta. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti.